Questa storia parla di Stefano, ma parla anche di Verona, la sua città, e di quegli abitanti, definiti da molti vagabondi, che vivono sulle sue strade. Anni fa vedevo questi furgoni che giravano e mi ero sempre incuriosito un po' perché insomma sono propenso a aiutare gli altri, ecco, mettiamola in questo senso. E quindi un mercoledì proprio ho chiamato il presidente dell'epoca e gli ho detto: ma come funziona? Mi ha spiegato quello che un po' io ti ho già detto e mi ha detto: guarda, se vuoi già stasera c'è posto e dopo pronti. E da quel giorno lì ho continuato per 10 anni. Portiamo i pasti, portiamo coperte, ci sono dei giorni dedicati anche al bestiario e poi nel mio caso, essendo un farmacista, porto i farmaci da banco, questa è una cosa mia personale, fatto che sono io. Prima ti ho fatto vedere la foto di quel signore con la barba che si chiamava Sandro, lo chiamavano il Conte. Penso che avesse avuto sui 75 anni, penso, morto l'anno scorso. Girava sempre per Borgo Trento, stravestito con due o tre giubbini uno sopra l'altro. Lui forse era uno dei pochi veri crociati che voleva stare fuori, ma in qualsiasi caso non voleva mai, 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 mai essere portato in una struttura. Mai, mai successo. Una volta. E ci è arrivata una chiamata di un cittadino, di una persona normale, che ci aveva fatto notare che c'era un furgone dove all'interno c'era un padre, una madre con due bambini piccoli, cioè avevano 5-7 anni. Allora siamo andati nel punto che ci avevano indicato. Abbiamo trovato un furgone dove la parte dietro, quella dove era il carico, era stata adibita come se fosse stato un camper. È veramente stata un'emozione trovare questi bambini. Li abbiamo portati immediatamente in un appartamento che avevamo e io me lo ricordo perché un bambino l'ho portato in braccio proprio dal furgone mentre dormiva alla casa. Insomma, è stato emozionante. Vieni fuori un attimo a vedere quali sono i problemi veramente gravi che tu potresti mai affrontare nella vita. Cioè, ripeto, secondo me un'esperienza bisognerebbe che la facessero tutti. Quei piedi nudi, quelle braccia nude, quegli stracci, quell'ignoranza, quell'abiezione. Quelle tenebre possono essere impiegate per la conquista dell'ideale.